Cos'è? Si è persa l'abitudine di tener chiusa la porta. Non esiste. Non esiste la donna di servizio per il lattaio. Ah, esisteva. Dileguata. Ecco, si risponde dileguata. Mia moglie mi ha abbandonato. Ma ne comporta tante altre. E le corna? Che cos'è, l'uomo? Poligama. Poligama! E la donna non è poligama? E allora, se le corna non esistono, come chiami svegliarti di notte, sentirti un toro in calore, allungare le braccia al buio verso tua moglie per farle il regalo di sentirsi adoperata e trovarti in mano un biglietto che fa: ho resistito abbastanza, ora basta. Se Dio vuole, ho scoperto la mia vera vocazione, seguo il richiamo della natura e me ne vado. Mi dispiace solo di non averlo fatto prima. Parli a riverberato, lo sai che avete telegrammi da me? Quando? Quando t'ha lasciato? Adesso raccontami che le mogli piantano i mariti per valorizzarli presso l'opinione pubblica. Per piacere lasciamo perdere l'anima, eh? È un arnese che serve solo più da morti. L'hai chiamata perché di tutta. Perché? Ce ne sono due. E come si fa a sapere se questi schifosi biglietti sono stati scritti con l'anima o con l'animo? Con l'anima, ah. E io invece piuttosto sì. Mi hanno già detto abbastanza. A sentirle poi così mescolate insieme, mi pare di essere stato piantato due volte. Il plurale rende tutto raddoppiato, triplicato, moltiplicato. Che data è? Non ci giurerei, ma questa è la data del mio matrimonio. Milano! 2 gennaio 1961. Ho forse la faccia io di uno che tiene il diario? Non direi proprio di me. In compenso, lo teneva tua moglie. C'è forse qualche cosa che non facessero tutte e due? A me! A lei! Sono stato fatto cornuto da tua moglie, ma ti rendi conto? Beh, c'è chi lo sente di più e chi lo sente di meno. Sembra che non ti faccia neanche dispiacere. Che cosa sono io? L'estroverso. E adesso che lo so? Cioè, che mi passa? Ma prova a portarle un po' te queste qua. Io non ci riesco. Sì. Sì. Si vendicarono.